Il COPE e la COGECA hanno aggiornato la loro posizione sul futuro della politica agricola comune. Con quali novità principali? Ma in questa primissima fase evidentemente l'attenzione è concentrata molto sul futuro del bilancio. Ci sono ovviamente alcuni spunti che sono già emersi dalla comunicazione che hanno attirato l'attenzione del COPE e la COGECA. Il primo è un po' questa sorta di rivoluzione alla quale la Commissione pensa con questi piani strategici nazionali, New Delivery Model. Per quanto riguarda gli aspetti legati più al ruolo delle cooperative, delle organizzazioni di produttori, quindi più in generale diciamo del rafforzamento del ruolo dei produttori nella filiera, ovviamente noi guardiamo con particolare interesse ai programmi di sviluppo rurale, ai contenuti del piano di sviluppo rurale e alle misure di mercato. Sul primo fronte ci pare di capire che non dovremmo aspettarci vere e proprie rivoluzioni, certamente l'accento posto dalla Commissione europea sullo smart farming, sull'innovazione e sugli investimenti ci trova assolutamente allineati e guardiamo con grande interesse a quelle organizzazioni comuni di mercato che hanno ad oggi delle misure specifiche. Penso evidentemente in particolare ortofrutta al vino, due sistemi tra loro molto diversi ma che hanno un elemento in comune per noi molto significativo che è quello della corresponsabilità finanziaria del produttore che a nostro avviso è un elemento di garanzia della qualità della spesa europea. In questo senso diciamo così, i primi elementi, le prime indiscrezioni che emergono dalle bozze dei regolamenti ci paiono abbastanza confortanti perché la Commissione sembra orientata a confermare queste le misure attualmente in vigore, a considerarle come rispondenti pienamente agli obiettivi europei del New Delivery Model e quindi in qualche modo da essere integrati in maniera obbligatoria da parte degli Stati membri. L'ultimo punto al quale guardiamo con curiosità e interesse, se confermato nelle proposte della Commissione, è questa ipotesi di consentire su base volontaria allo Stato membro di estendere un meccanismo in qualche misura ispirato a quello del sistema ortofrutticolo, ovvero il cofinanziamento di programmi operativi ad altri settori. Ovviamente è prematuro per darne un giudizio più completo, servirà una valutazione più attenta per i vari settori, ma certamente non possiamo che salutarlo come un passo nella giusta direzione per dare in qualche modo coerenza ed efficienza alla spesa comunitaria.